Il Notaresco conquista i primi 3 punti della stagione al Savini, battendo 3-1 l'Atletico Fiuggi di Incocciati in una gara combattuta e condizionata dagli episodi che al termine faranno parlare entrambi i tecnici di arbitraggio inadeguato. Fin dalle prime battute la gara è viva con le due squadre che giocano a viso aperto. Approccia bene il Notaresco che al quarto sfiora il vantaggio con il diagonale di Banegas che lambisce il palo e termina sul fondo. È il preludio all'1-0 che si concretizza un minuto più tardi quando Dos Santos da 2 passi costringe al miracolo Spadini con Marchionni pronto a ribadire il tap-in vincente che vale il vantaggio locale. Gli ospiti, oggi in tenuta gialla, si fanno vedere al 12esimo con Forgione che riceve palla sulla destra e prova la girata, ma la conclusione è centrale e Shiva può bloccare. È comunque il Notaresco a farsi preferire nella prima mezz'ora di gara. La squadra di Epifani al 19esimo sfiora il raddoppio, azione corale dei rossoblù con Lattarulo e Marchionni che scambiano sulla destra, il cross dalla parte opposta per Banegas che rimette in mezzo dove frulla per pochissimo, non trova la girata vincente con la sfera che sfiora il palo. Ancora Frulla protagonista al 32esimo quando direttamente da calcio d'angolo scheggia la parte superiore della traversa. Brividi per il Fiuggi che però proprio nel momento migliore dei locali trova il pareggio. Al 34esimo Forgione scarica al limite dell'area su Basilico, oggi inserito da Incocciati dal primo minuto in luogo di Melara. La gran conclusione a giro perfetta, fredda Shiva e si insacca all'angolino per l'1-1 ospite. Un minuto più tardi Lattarulo resta a terra dopo uno scontro con Papaserio che viene ammonito. Manipolo di giocatori attorno all'arbitro Eremitaggio che ammonisce anche Blando per proteste. In avvio di ripresa, Fiuggi ancora pericoloso con Basilico, oggi il migliore tra gli ospiti, che riceve palla defilato sulla destra e scaglia la conclusione dalla distanza che termina alta. Al quinto della ripresa, l'episodio che farà discutere. Eremitaggio sanziona un presunto fallo di mano in area di Rizzitelli sul cross di Marchionni con la massima punizione. Banegas dal dischetto si fa respingere col corpo da Spadini la prima conclusione, per poi ribadire in rete il gol del nuovo vantaggio rossoblù. Sulla scia dell'entusiasmo il Notaresco ci prova altre 2 volte al 13esimo con il diagonale di Ghiani che termina non lontano dal 7 della porta difesa da Spadini e 3 minuti più tardi con Lattarulo. I padroni di casa sembrano più incisivi sia sul fronte della manovra che su quello delle occasioni e al 20esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione Marchionni impegna ancora una volta l'estremo ospite che si salva con i piedi. Al 35esimo piove sul bagnato per il Fiuggi con Tucci che è entrato da appena 2 minuti a rilevare Mazzotti, commette fallo su Simoncini e viene espulso. Rosso diretto e Fiuggi costretto in 10 per gli ultimi 15 minuti della contesa. Ora il Notaresco in superiorità numerica trova più spazio in ripartenza e al 41esimo con Dos Santos centra il tris. Cancelli segue l'azione sul secondo palo con la sfera che termina in fondo al sacco per la gioia dei numerosi tifosi rossoblù. Finale incandescente con il bomber brasiliano che però viene espulso per un fallo su Bittaie, ripristinando così la parità numerica in campo. Il centravanti salterà la trasferta di Monte Giorgio di domenica prossima. Ultimo sussulto della gara al 50esimo, quando Shiba compie un vero e proprio miracolo su Basilico da distanza ravvicinata. Il Notaresco vince così meritatamente la seconda gara consecutiva della stagione e si porta a quota 10 punti in classifica. Resta a 6 invece l'Atletico Fiuggi, scavalcato oggi da Vasto Girardi e Albalonga.